Oggi si è celebrato il congresso provinciale per l'elezione del coordinatore provinciale di Forza Italia di Vicenza e dei membri del coordinamento. Logicamente a presiedere i lavori per controllare anche che tutto fosse corretto è un terzo, è il senatore Roberto Rosso che viene dal Piemonte. Ecco, la sua impressione intanto sullo svolgimento di questo congresso. Sì, è stato un congresso molto interessante, molto partecipato con gli iscritti di Vicenza e provincia. Il congresso ha eletto all'unanimità per acclamazione il senatore Pierantonio Zanettin come coordinatore della provincia di Vicenza, poi ha eletto il direttivo provinciale e, molto importante, i delegati al congresso nazionale che si terrà il prossimo mese. È un po' il primo congresso dopo la morte del nostro grande Silvio Berlusconi e lo celebriamo per individuare ed eleggere i vertici nazionali, tra cui il segretario nazionale. Ovviamente noi siamo tutti ancora emozionati e tristi per la mancanza di Berlusconi, però io dico sempre che Forza Italia rimane coi piedi ben piantati nella sua storia trentennale, ma deve guardare avanti ed è quello che stiamo facendo con questa stagione congressuale importante in tutte le province d'Italia, in tutti i capoluoghi di regione si svolgono questi congressi, ci sarà un grande congresso nazionale con più di 1.000 delegati. Senatore Zanettin, intanto auguri per la sua elezione, ma questa è una prosecuzione di un cammino che già ha intrapreso come coordinatore, ma questa volta l'avallo di un congresso che l'ha votata. Dire che lei provi emozione è un po' difficile perché comunque di cose per Vicenza e le Vicentine ne ha fatto, ma ecco, le sue sensazioni come eletto in un partito che non può più far riferimento alla presenza fisica del suo fondatore, ma che sicuramente si richiamerà a quelli che sono suo lascito politico. C'è sempre un po' di emozione, anche se siamo, come dire, dei veterani della politica, abbiamo affrontato tanti congressi. Il congresso è un momento di confronto con gli iscritti, è il momento in cui anche loro possono parlare, dire la loro ed esprimere i giudizi sul partito nel quale militano. E per Forza Italia i congressi sono un po' un'eccezione. In questo senso il nostro segretario Tajani ha voluto, come dire, dare nuova linfa attraverso proprio il confronto democratico all'interno del partito e anche questo di Vicenza si celebra dopo tanti anni perché erano più di 10 anni che non facevamo il congresso e il fatto di essere stato riconfermato mi dà sicuramente conforto nel proseguizione dell'attività politica e anche forte di un'esperienza che posso mettere a disposizione del territorio per cercare di portare a successo quella che sarà soprattutto la prossima campagna elettorale, che per la campagna elettorale per le amministrative, molti importanti comuni anche in nostra provincia vanno al voto, e soprattutto per le europee. Quindi sarà un appuntamento importante nel quale Forza Italia vuole dare il massimo. Lei ha accennato una domanda che avrei fatto, questo strutturamento nuovo che nasce un po' dalla base, che prende il testimone dal passato ma da guardare avanti ha localmente anche alcune elezioni amministrative, poi ha le elezioni europee che avranno un grande significato anche lì come ritorno, come teste sull'attuale governo e sull'attuale composizione parlamentare e poi il prossimo anno sembrerebbe di capire che ci saranno come premesse delle battaglie anche all'interno del centrodestra per individuare il come e il chi. Ecco, un vostro molto rapido parere. Col senatore Rosso, comincerei con lei. Io voglio dire, noi di battaglie ne abbiamo fatte tante, siamo pronti alle nuove battaglie. Tra l'altro dobbiamo ricordare che Forza Italia con questi congressi si apre a tutto l'elettorato moderato, diciamo un centro che devo dire è stato abbandonato dagli altri partiti, quindi non abbiamo problemi a pensare di tornare a essere ancora più protagonisti all'interno del centrodestra che deve rimanere assolutamente unito, nonostante che ci siano magari delle trattative ancora in corso, ma sono assolutamente trattative. Io dico sempre, quando tratta il centrodestra, poi alla fine trova una quadra e si unisce. Di solito non capita così nel centrosinistra. Siete più imprenditoriali anche come partito. Più seri. Senatore Zanettin, ecco, aggiungo, completo la domanda, questo partito che forse è stato il primo, se non sbaglia la mia memoria, che sbaglia spesso per la memoria breve, è stato il primo che ha inaugurato l'era dei partiti del leader, quindi qui anche il nome. Siete un partito che, mancando il leader, state cercando una continuità e tornate al partito degli eletti.
No, non il partito degli eletti, come lo No, parlo intendevamo. come dirigenza, Ecco, parlo. cioè, torniamo a un partito democratico che al suo interno, con il confronto con i nostri iscritti, elegge le leadership locali. Meno Meno legato al nome legato del alla leader, figura. Alla domani gli figura. altri due partiti della vostra maggioranza sono molto legati Mentre ai due leader. noi cerchiamo invece, diciamo, forse come dire, una cooperativa di tante intelligenze che si mettono insieme per rappresentare in continuità sia il pensiero del presidente Berlusconi, ma anche quella grande tradizione che io definisco sempre liberale, riformista e cattolica che il nostro partito incarna. Io vi auguro un buon lavoro, in particolare perché siamo stati molto vicini per altre battaglie, soprattutto noi apprezziamo la presenza di politici che sono sempre vicini al territorio e che si confrontano, che non vengono calati dall'alto. Quindi penso che questo sia un esempio di democrazia riprovata. Grazie.